Allora, voglio aggiungere l'attrito viscoso, quindi mettete il nostro oscillatore forzato dentro un pistone dove c'è un fluido. Oh, sì, sì. Che succede? No, niente. Quindi questo è un oscillatore forzato in presenza di un fluido viscoso, quindi ci sarà attrito viscoso. D'accordo? Aspetta che c'è. È il massimo. Legge di Newton, massa per accelerazione uguale a forza. Quale forza? Ho tre pezzi, uno della molla, uno dell'attrito viscoso e uno della forza applicata. Quindi immaginate sul cilindro con due passanti a tenuta di fluido, quindi da un lato deve entrare la molla e dall'altro deve entrare l'asta attraverso la quale comunicate la forza applicata. Meccanici, potete sbizzarrirvi a pensare anche. Quindi questa è l'equazione di Newton. Stiamo considerando una forza applicata che dipende dal tempo in maniera cosenoidale, quindi di nuovo F0 è chiamata l'ampiezza della forza, omega F è la pulsazione della forza, ma la omega F è un valore, la pedice F sta per forzato, è un valore arbitrario, invece omega 0 è la frequenza, è la pulsazione naturale, ok? Quindi la pulsazione naturale è K diviso M, d'accordo? Uso questa notazione perché è una combinazione di parametri a voi molto familiare. Quindi io scrivo così, poi scrivo così. Quindi ho messo a sinistra tutto quello che dipende da x, lasciando a destra quello che non dipende da x, di fatto la parte forzante, divido per m, d'accordo? E dico ok, di nuovo io vedo, se spengo le luci, vedo la massa andare avanti e indietro con una certa ampiezza e con una certa pulsazione. Io la vedo con i miei occhi, è forzato, sono io a forzarlo ad andare così. Sono io a forzarlo ad andare così. Sono io a forzarlo ad andare così. Quindi io prendo questo e cerco di capire, io cosa imparo forzando questa soluzione? Imparo che se forzo questo qua, metto questo qua, che questo deve essere uguale a F0 diviso M, d'accordo, quindi questo d'accordo, ma questo c'è qui, come c'è anche qui, quindi questi certamente non contribuiscono all'eguaglianza, c'è su entrambi i lati, potete dividere, certo, perché è sempre diverso da zero, e quindi vi rimane la condizione che x0, questa ampiezza, non è arbitraria, ma dipende da omega f, e la dipendenza è questa qua, avete f0 diviso m, 1 diviso omega 0 al quadrato meno omega f al quadrato più i omega f. C'è qualche pezzo che manca? Cos'è questo? Questo è un errore ovviamente, perché manca b diviso, manca questo e manca anche la k, ho sbagliato qua. Quindi cosa ho? Ho portato in evidenza questo rimane e questo c'è, ho perso questo pezzo qua, quindi era meno omega f quadro più b diviso m, vabbè c'è la i, e omega f b diviso m e poi c'è più omega 3 quadro, okay. Quindi manca questo pezzo qua, mancava b diviso m, quindi ho 1 fratto omega 0 quadro meno omega f quadro i volte omega f b diviso m, d'accordo? Ho fatto giusto? È la stessa cosa di prima con in più questo pezzo, questa era la novità. Cioè è questo moltiplicato b diviso m. Ci siamo? Ovviamente questo mi segnala subito una cosa, che la x0, questa ampiezza dell'oscillazione, ampiezza oscillazione, è un numero complesso, non è un reale.
è un numero complesso. Vedete che c'è una parte immaginaria. Di solito questo non è scritto nel modo usuale, no? Come si fa a razionalizzare un numero complesso? Lo si moltiplica, si divide per il complesso coniugato, giusto? Quindi farei farei questo moltiplicato per omega 0 quadro meno omega f quadro meno i omega fb diviso m diviso per omega 0 quadro meno omega f quadro meno i omega fb diviso m, in modo da scrivere in maniera razionale, cioè razionalizzato, lo scrivo qua giù, quindi omega x0 dipende da omega f. Adesso scriviamo cos'è, è f0 diviso m per omega 0 quadro meno omega f quadro meno i volte b diviso m omega f diviso questo che è un numero complesso moltiplicato per il suo complesso coniugato, cos'è? Omega 0 quadro meno omega f quadro al quadrato più b diviso m omega f al quadrato, ok? Questa è la funzione ampiezza e vedete che è un numero complesso. Impariamo qualcosa di interessante, non solo che la x0, l'ampiezza dell'oscillazione non è libero, non è una funzione arbitraria ma è una funzione omega f, ma addirittura non è un numero reale, è un numero complesso che ha un modulo e ha una fase. Qual è il modulo di questo? Qual è il modulo di x0? La fase è la più facile, fase la chiamiamo φ, quindi la tangente di φ cos'è? La parte immaginaria diviso la parte reale, giusto? Quindi questa è la parte immaginaria, questa parte qua col meno, quindi ho meno b diviso m omega f diviso la parte reale che è omega 0 quadro meno omega f quadro. E vedete una cosa interessante, che cosa succede alla fase quando siete in risonanza? Cos'è risonanza e quando la frequenza di forzatura è esattamente uguale a quella naturale? Cosa succede? Che la tangente è infinito e che angolo è? Quindi c'è una fase, quindi il disegno forse è più facile fare. Permettetemi di fare questo disegno qua. Prima devo riscrivere la formula che ho appena cancellato, così lo risparmio. Cos'era? Era questa era la formula, giusto? Prima di cancellare quegli i e alla i omega ft, pensate cos'è i alla e alla i omega ft, sono stanco, mamma mia. È il numero di Euler, no? Che sta girando in senso antiorario, giusto? Quindi adesso io vi faccio un disegno. Intanto la cosa interessante è, proviamo a scrivere, questo mi sta dicendo che l'ampiezza è un numero complesso che è sfasato rispetto alla forza, ha una fase rispetto alla forza, e la fase è φ. Ed è indietro, è sfasato, indietro, non anticipa, ma è in ritardo sulla F. Quindi io la disegno così. Ho la F0 diviso M, magari questo lo scrivo così, la disegno, F0 diviso M. Aspettate un attimo che devo pensare, devo evitare di dire stupidaggini. Prima la disegno e poi la commento, credo che sia la cosa più semplice.
questo disegno dovete pensarlo come sta ruotando in senso antiorario. Questo è un disegno nel piano del numero complesso. Se volete, questo è l'origine dei numeri complessi. Questo è l'origine e questo disegno sta girando in senso antiorario perché tutto va moltiplicato per questo. E cosa mi sta dicendo questo? Il giramento, non degli Zebedei, ma nel senso del numero dell'ero, è dato da quei pezzi. Guardate il resto. Mi sta dicendo che questo, più questo deve essere uguale a F0 diviso M. Però, guardate, questo qui è X0 omega 0t, più, col segno più. Questo è meno, di là, e questo qui è a 90 gradi. Perché a 90 gradi? Perché se questi sono reali, questo è un immaginario. E i numeri immaginari sono a 90 gradi rispetto ai numeri reali. Vedete come funziona il disegno? Questo disegno vi dà le formule corrette, vi dà lo sfasamento, vi dà anche l'ampiezza, vi dà il modulo. Se io vi chiedo di scrivere il modulo, voi lo fate molto facilmente là. Questa distanza qua, cos'è? Questa distanza qua è x0 per omega 0 quadro meno omega f quadro, giusto? Questa roba qua. Questa quant'è? L'ho appena scritto. E quindi cos'è questo? Teorema di Pitagora. Quindi avete f0 diviso m al quadrato è uguale a questo al quadrato, quindi x0 al quadrato per questo al quadrato, omega 0 quadro meno omega f quadro al quadrato, questo al quadrato, più questo al quadrato, quindi x0 al quadrato, b diviso m omega f, tutto questo al quadrato. E quindi capite che x0 quadro è uguale a f0 diviso m al quadrato, d'accordo, diviso sta un po' di roba, quindi devo dividere questo, no? E quindi il modulo di x è per l'appunto f0 diviso m 1 diviso la radice quadrata di quella roba là, che è omega 0 al quadrato meno omega f al quadrato più b diviso m omega f al quadrato. Sembra una formula difficile da ricordare, e lo sono, però se uno ha il disegno sotto mano lo fa subito, no? Le mie mani. Guardate queste due formule qua. Dov'è? Di che devo fare la linea con la track? Queste due formule qua sono difficili da ricordare, però se avete il disegno si decavano subito, non mi pare? Qual è la fase? Questo è l'angolo. Vedete che questo sta girando, F0 diviso M è un numero complesso che sta girando. Questa freccia qui è un numero complesso che sta girando pure, ma è in ritardo, è dietro. La forza diviso la massa sta girando a un angolo teta in anticipo. Tutto questo sta girando, quindi questo sta girando, ma questo è in ritardo, ma con la stessa stanno girando così. In ritardo, questo angolo teta quanto vale? È uno sfasamento, è in ritardo. Quanto vale quell'angolo? Allora è banale, no? Il tangente di questo angolo cos'è? Questo fratto quello. Vedete? Ma c'è il segno meno perché è in ritardo. Capite o non capite? Ricavarlo è semplice. Le formule sono difficili da ricordare, ricavarlo è facile. Quindi, se non mi credete, continuate i passaggi. Questo è il numero complesso, calcolate il modulo. Convincetevi che il modulo di questo è questa formula qua. E che la fase di questo numero complesso è questa qua.
Come si fa la fase? La parte immaginaria diviso la parte reale. Questo non ci piove. Calcolate dunque il modulo di questo. Come si fa a fare il modulo? Si moltiplica il numero complesso per il suo complesso coniugato e si estrae la radice quadrata. Fatela dunque. E verificate che questa è la formula. Poi, dopo aver capito, i passaggi sono semplici, certo che il risultato è difficile da ricordare, l'unico modo per ottenerlo è rifare i passaggi, va bene, se avete 10 minuti di tempo, 5 minuti, se siete veloci, lo riottenete. Oppure pensate al disegno, il disegno ve lo dà in 30 secondi. Certo, se ricordate il disegno, ma forse un disegno è più facile da ricordare. Avete la freccia che rappresenta questo, e questa freccia è uguale a questa freccia, eccola qua, rack, più questa freccia che è pure parallela a questa ma è antiparallela, e c'è questa freccia qua, e questa freccia qua non è un numero reale, è un numero immaginario, quindi è a 90 gradi rispetto ai numeri reali, e quindi quando vedete una I dovete andare su 90 gradi, eccolo qua. Quindi questo, più questo, vale quello. L'angolo è sfasato in ritardo, quindi in questa formula qua, in questa rappresentazione, questo pezzo rosso è in ritardo, tutto questo disegno sta girando a questo. Con quell'andamento, perché è il numero di Eulero, siamo nel piano dei numeri complessi. Quindi è un trucco questo, fate tesoro di questo trucco. Forse quello che vi ho fatto riuscirete a riciclare negli altri corsi, va bene? Allora, si dimostra, ma non lo faccio io e non lo chiedo nemmeno, che l'ampiezza non è massima quando omega f uguale a omega 0. Lo è solo quando non c'è attrito, cioè se B è uguale a 0, allora l'ampiezza diverge per omega f uguale a omega 0, e quello è il picco massimo. Se c'è attrito, l'ampiezza massima non è proprio alla frequenza di risonanza. Cosa intendo per frequenza di risonanza? La frequenza di risonanza è omega 0. La frequenza di risonanza è la frequenza naturale dell'oscillatore. Quella è la frequenza di risonanza, la frequenza del palo, la frequenza della massa qua attaccata alla molla, quella frequenza con cui lui si è lasciato oscillare da solo, se lo forzo ad andare proprio quella frequenza là, ho il fenomeno di risonanza. In presenza di attrito viscoso, l'ampiezza massima non è proprio omega F, è proprio omega 0. Invece, se vi chiedo qual è la frequenza a cui l'energia massima dell'oscillatore, quello è omega 0, quindi a rigore il disegno dell'ampiezza è una cosa del genere. Quindi, se questo vuole rappresentare in funzione omega F l'ampiezza, quindi chiamiamolo quello che ho chiamato Rick 0, omega F, e se questo è la frequenza di risonanza, omega 0, so che quando omega F è uguale a 0, la mia ampiezza vale un certo valore. Cosa vale? Vale F0 diviso K. Questo è il valore di deformazione della molla. Se io applico un certo numero di Newton, di quanto è deformata la molla, F0 diviso K. Quello è l'ampiezza. Sto andando molto lentamente, se io muovo la mano molto lentamente, questo, se io vado giù 10 cm, quello va giù 10 cm. Quindi l'ampiezza di oscillazione è dato dall'ampiezza della forza, diviso K, quando omega F è piccolo. Quando omega F è infinito, so che il mio grafico non va da nessuna parte. Quindi quando omega F è molto grande, io so che la mia ampiezza è qua giù. Cosa fa? Quando attrito non c'è, allora qua ho una divergenza, lui va su, diverge, e il grafico ha un aspetto di questo tipo. Va a zero l'ampiezza quando ho una frequenza oscillazione troppo veloce, va a F0 diviso K quando ho una frequenza forzatura molto bassa, e ho una divergenza quando omega F è proprio uguale a omega 0. Ma in presenza di attrito il grafico è leggermente diverso.
il grafico è una cosa del genere. C'è un massimo difficile per me disegnarlo, perché ovviamente io sto disegnando liberamente, su, in rete o nei libri trovate disegni fatti per bene. Il grafico ha un aspetto del genere. Ah, intanto è molto più... Devo fare il disegno meglio, quello della in presenza di in essenza di atleta. Quindi va su in maniera molto spettacolare. Ok? Per l'intervallo di valori abbastanza piccolo, lui schizza su. In presenza di attrito la cosa è un po' così. Lui va su, di nuovo non voglio sovrapporlo perché non so farlo questo a mano libera. Dovrei fare dei conti con il computer. Quindi lui va su, trova un massimo e poi scende giù. E il massimo non è proprio uguale a omega F, è leggermente più basso. E più l'attrito diventa piccolo, più questa curva si avvicina al divergere, ok? Più l'attrito è grande, più questa specie di massimo diventa più sbrodolato e il valore del massimo si allontana dal valore di omega 0. Ma se io vi chiedo a quale frequenza l'oscillatore ha più energia, allora il valore della frequenza di forzatura dove l'oscillatore ha più energia è a omega 0. Quindi si ha il massimo trasferimento di energia all'oscillatore forzato quando lo spingete proprio alla frequenza naturale. È lì dove lui sta prendendo più energia da voi. Cioè basta poca energia nella mia mano che io trasferisco tantissima energia all'oscillatore. Ok? Qual è la frequenza alla quale io devo muovere la mano per avere il massimo trasferimento di energia all'oscillatore? Deve essere proprio omega 0. Queste sono cose che farete negli altri corsi, non ho il tempo di fare questo, okay? Però la matematica base potete vederlo, e forse il messaggio più carino di tutto questo è guardate qua. Guardate la formula dell'ampiezza. Quando omega F uguale a omega 0 diverge? No, perché il numeratore, il denominatore non è mai 0. Il denominatore non è mai 0. Quando omega F è uguale a omega 0, certo questo va a 0, ma questo rimane, questo sarebbe un omega 0. Quindi il denominatore non va mai 0, quindi l'ampiezza non va all'infinito. È l'attrito che vi impedisce di andare all'infinito. Certo, meno attrito è, più l'ampiezza diventerà sempre più grande. E solo a rigore, quando l'attrito è 0, avete un'ampiezza infinita. È l'attrito che vi salva. Allora, uno si chiede, ok, ecco un elettrone dentro, non so, un pezzo di rame. Sta arrivando un'onda elettromagnetica. C'è un campo elettrico. Quindi la situazione adesso è questa. Salute, salute. Cioè, la situazione è questa. Immaginate che ci sia, che so, questo è un modellino, questo è un modellino di un elettrone attaccato in qualche modo a un suo nucleo. È un modellino. E immaginate che questo elettrone, oltre ad avere una certa massa, certo che ce l'ha, ha una certa carica Q. Ok? Arriva un'onda elettromagnetica. Allora immaginate che l'elettrone è solo capace di muoversi così. Se volete, rappresenta il portatore di carica che è dentro una molecola del Polaroid o di un'antenna, un pezzo di rame. Lui è libero, capace solo muoversi così. Arriva un'onda elettromagnetica che è un'onda che oscilla in questa direzione. Quindi, quando il campo elettrico punta di qua, se Q è maggiore di 0, lui sente la forza di Lorentz di là. Quando il campo elettrico oscilla in quella direzione, la forza di Lorentz è di là. Quindi questo elettrone, per il fatto di essere in presenza di un'onda elettromagnetica, è sballottata avanti e indietro. Dov'è l'attrito? Non si può parlare di attrito a livello atomico, a livello di cosa vede un elettrone. Cos'è che impedisce all'elettrone di... al fenomeno di risonanza, cioè se io oscillo, se io arrivo con un campo elettrico che ha una frequenza, che so, scrivo così, cosino di, chiamiamo questo, non so, questa è la direzione X, questa è la direzione X, quindi questo è, io sento brusio che mi sta facendo girare i zebedei, silenzio per cortesia.
Da dove viene il brusio? Viene qua? Ma io senza occhiali non riesco a leggere assolutamente niente. Io avevo una lavagna di grigio di fuoco. Poi vedete bene, pazzesco. Vedo a malapena che c'è una macchia rosasta là in fondo, non riesco a capire cosa sia. Vediamo a che distanza riesco a leggere. Qua leggo, là no. La Y, se la X è così, la Y magari, vabbè, non la muovo già. Allora, attenzione, il campo elettrico che direzione ha? Ha la direzione Y. Questa direzione. D'accordo? Va bene? Al passare del tempo il campo elettrico poi di là, poi di qua, poi di là, poi di là. D'accordo? Quindi questo signore è forzato a oscillare. Ma se la pulsazione del campo elettrico è esattamente uguale a omega 0, se omega F è esattamente uguale a omega 0, cioè questo è proprio K diviso M, quell'elettrone prende un sacco di energia dal campo, assorbe energia. Cosa impedisce all'ampiezza di esplodere, di divergere? Non c'è attrito, non è che c'è un fluido viscoso in cui gli elettroni devono muoversi. È un fenomeno molto interessante che dobbiamo trovare il tempo di parlare. L'elettrone, c'è un meccanismo in cui l'elettrone perde energia, non è l'attrito. L'attrito è un esempio di forza dissipativa, no? L'ho chiamato dissipativa perché dissipa energia, giusto? L'elettrone ha un modo di dissipare energia. Se prendete un elettrone e la fate accelerare, cosa succede al campo elettrico? Di nuovo, c'è un'onda di arrivo. Cosa succede? Forse è il caso di fare un disegno. Dove lo faccio? Se voi prendete un elettrone e la muovete, guardate Java delle onde del campo elettrico dove voi spostate o accelerate. C'è un'increspatura del campo elettrico. C'è l'increspatura, vi ricordate? E quella increspatura cosa fa? Porta via energia. Quindi è il fenomeno del riraggiamento. Se voi prendete un elettrone e la scuotete, perde energia. Si chiama emissione elettromagnetica. Quindi quell'elettrone, nel momento in cui viene colpito dall'onda elettrica, si mette ad oscillare, ma mettendosi a oscillare, perde energia. Ne prende, ma ne perde. Per fortuna ne perde, perché se non perdesse avrei la divergenza infinita. Quindi a livello del singolo elettrone non c'è l'attrito, ma c'è un meccanismo attraverso la quale lui perde energia. E voglio cercare di convincervi di questo. Un po' alla volta. Prima consideriamo una carica che si muove a velocità costante. Ecco una velocità, un vettore, quindi per me velocità costante vuol dire modulo costante e direzione costante, quindi un moto rettilineo uniforme, velocità costante, un vettore. Okay. Ecco la direzione, immaginate un certo momento avete una carica qua, ok? Una carica che so, vabbè, positiva, una carica positiva, si sta muovendo a velocità costante. Allora, si dimostra, e Java lo esemplifica, che se la velocità è piccola, d'accordo, il campo elettrico, dovete immaginare le linee di Coulomb che accompagnano la carica. È come se ci fossero dei bastoni rigidi che fuoriescono dalla carica, come, non so, gli eculei del porcospino. La carica si muove con queste linee di campo che l'accompagnano. In che senso? Che il punto matematico qua
quando la particella è qui, vede le linee di campo, vede un, se questo per esempio è un punto matematico, se io disegnassi questo istante, quando la carica è qua, il campo elettrico qui, lui disegna una freccia in questa direzione. Quando la particella si è spostata qua, qual è la direzione del campo elettrico in questo punto? Adesso è questo. Quando la particella è qua, adesso è questo. Quindi, in questo punto, man mano che la particella si muove, il punto sa dove puntare verso la carica. Ricordate questo discorso? Quindi, l'idea è quella di immaginare che se questa è la carica con le linee di campo, e questo, per esempio, sono le linee di campo di una carica quasi ferma, queste sono le linee di campo colombiano, potreste immaginare che queste linee sono portate assieme alla particella, proprio come se ci fosse una pallina di legno con dei fori e uno ci mette dentro degli stuzzicadenti. Ok? Gli stuzzicadenti accompagnano rigidamente, rigidamente, a patto che la particella continui in moto rettilineo uniforme. Perché se a un certo momento la particella, per esempio, si ferma, cosa succede? Io, è difficile per me rappresentarlo, guardate di nuovo il giallo. Se si ferma di scatto, il punto distante crede che deve puntare qua. Quindi il punto distante, questo è il punto matematico, crede che la linea di campo elettrico debba andare così, dove questo punterebbe dove dovrebbe trovarsi. Ma in realtà la particella è stata fermata qua. Quindi questa linea di campo qui, a un certo momento, fa di fatto una increspatura. D'accordo? Ci sono le famose increspature. E l'informazione che questa non è qua, ma è qua, si sta propagando lentamente. D'accordo? Lentamente. La velocità della luce è lentamente un piffero per gli esseri umani. Quindi c'è l'increspatura. D'accordo? C'è l'increspatura. Per il momento non blocchiamo la carica, supponiamo che lui continui ad andare portando con sé le sue linee di campo e ogni punto matematico sa dove guardare, d'accordo? Va bene. Allora, questa è una istantanea, la particella è qua. Immaginate adesso una superficie sferica concentrata sulla carica, eccola qua, superficie sferica, ok? E su questa superficie, questa è una superficie chiusa, voglio che calcoliamo il flusso di chi? Del vettore di Poynting attraverso questa superficie qua. Cos'è il vettore di Poynting? Il vettore di Poynting è, 1 su mu 0 è prodotto B, ok? Quindi è com'è, campo elettrico com'è in questi punti qua, per esempio in questo punto qua, com'è il campo elettrico? Il campo elettrico è così. Una particella che si muove, che ha una certa velocità in questa direzione, velocità costante, è una corrente, non vi pare? Avete una carica in moto e una carica in moto crea un campo magnetico, non vi pare? Quindi in questo punto com'è il campo magnetico? Allora, in questo punto il campo magnetico sta uscendo dalla lavagna, vedete? Pollice rappresenta la corrente, la carica si sta spostando così e in questo punto della lavagna avete il campo magnetico che esce dalla lavagna. E in questo punto speculare, com'è il campo elettrico? Il campo elettrico è così. E com'è il campo magnetico là? Entra. Quindi qui il campo magnetico esce, quindi magari disegno in colori diversi. Magari in verde il campo elettrico. Questo è il campo elettrico. Il campo magnetico lo disegno in rosso. Siccome qua sta uscendo, questo è un punto rosso. Se è un campo magnetico esce dalla lavagna. Il campo elettrico è così e il campo magnetico invece sta entrando nella lavagna. Quindi qua ho una X. Adesso in giallo disegniamo
il vettore è prodotto B. È prodotto B. Quindi, perché io voglio questo vettore qua, è prodotto B. È così, B è così, guardate com'è S. Dove, in che colore avevo deciso di farlo in giallo? C'ho un giallo qua. Ero qua in giallo. S è così. Questo è S. Notate, questa è una sfera, eh? Shh. Questa qua è una sfera. Sfera in italiano con la F, sì. Sfera. Quindi, adesso disegniamo la freccia gialla qua, la S qui. Quindi E è così, la B è così, mannaggia. Sta entrando. E quindi la S è così. Facciamo un punto qua. Così disegnate la S. Allora, qua il campo elettrico com'è? In verde, dov'è il verde? Il verde è così, perché è così. Il campo magnetico com'è qua? Puscente, rosso. Perché mi spariscono i colori? Eccolo qua. Beh, ormai sono diventato un virtuosismo. Ho detto quattro colori, giallo, verde, rosso e bianco. Qui il campo magnetico sta uscendo, lo vedete? Dovete pensare alla corrente, alla particella in movimento come una carica in movimento. È una carica in movimento, è una corrente, quindi dovete immaginare come se questo fosse un filo percorso da un'unica carica, eh? Cioè il campo per simmetria dovete pensare che deve essere così, no? Il campo magnetico sta uscendo qua e qua sta entrando, quindi qua avete il campo magnetico che è entrando, il campo elettrico è così, di nuovo la S qua e qua come sono messi, cos'è la S? È vettor B, quindi la E è così. La B è così e la S è così. La S è così. Com'è la S qua? Anche senza completare il calcolo con la mano destra, guardate la figura e cercate di anticipare per simmetria come sarà. È così, no? Sì? Quindi avete B, avete E, vedete? Guardate come la S è fatta, guardate questa, attenzione, la superficie bianca è una sfera. E se adesso io vi chiedo qual è il flusso di S attraverso la sfera concentrica sulla carica, quindi, fermati davanti, il flusso attraverso la superficie chiusa, che è la sfera concentrica sulla carica, quanto vale secondo voi? Quanto vale? Zero! Zero cosa? Watt. Zero watt. Zero. Perché zero? Perché se io con un altro colore blu disegno gli elementi di area, di questa sfera, questo è un elemento di area. Com'è l'elemento di area? È orientato da dentro verso fuori, quindi l'elemento di area è così ed è a 90 gradi rispetto a S, quindi il flusso di S è 0 watt. 0 watt. Quindi noi interpretiamo questo risultato come un modo per cominciare a pensare al teorema dei pointi, asserendo che la carica che si muove a velocità costante non irraggia, non perde energia sotto forma di onde elettromagnetiche, non perde energia. Il flusso della densità di corrente di energia vale zero, non c'è energia che sta fuoriuscendo da quella superficie matematica. Adesso guardate cosa succede se invece la carica sta accelerando. Adesso il disegno qua è un po' più difficile. Mette
cancello, sto guadagnando tempo per cercare di pensare come devo fare questo disegno. Non vorrei dover aprirmi il quaderno dell'anno scorso e lasciarmi ispirare dal disegno, ma vediamo un attimo. Io voglio una situazione di questo tipo, dove, fatemi pensare a come fare. Allora, questa è la direzione del moto e faccio un moto accelerato, un moto rettilineo accelerato, quindi è un'accelerazione di speed, non di direzione, d'accordo? Perché ci sono anche moti accelerati che sono circolari, che sono moto rettilineo accelerato. Allora, se la particella è qui, i punti che gli sono vicini, l'informazione che lui è stato accelerato, i punti qua lo sanno perché sono vicini, quindi disegno, se volete, la linea, le linee di Coulomb. Invece un punto distante, questo punto qua, crede di dover guardare qui, non sa ancora che la particella si è fermata, quindi lui sta guardando in questa direzione, quindi a un certo momento c'è una increspatura. Ok? C'è una increspatura. C'è una increspatura. Lui, quando si sarà accorto che la particella è qua, la linea sarà questa. No? Ma lui crede ancora di guardare qua, perché crede che la particella si trovi lì. Siete d'accordo? Quindi l'informazione che questa linea non è qua, ma è, deve essere in quella direzione, gli arriva lentamente. Quindi dovete immaginare questa increspatura che sta viaggiando finché non arriva finalmente l'informazione e lui guarderà finalmente la direzione giusta, cioè la particella è qua. Ok? Ci avete un'increspatura. Questa è una linea di campo elettrico che ho voluto rappresentare. Quindi cosa avete? Avete per esempio un campo elettrico qua che è in questa direzione, che ha una componente radiale e ha una componente trasversa. C'ha una componente trasversa. Adesso, che colore ho scelto? Ho scelto il verde, quindi questo vuole essere la linea di campo elettrico. Linea di campo elettrico. Il verde è questo. Ce l'ho qua in mano. Questa è la freccia verde. La freccia verde. La freccia verde. Il campo magnetico sarà sempre per simmetria. In questo punto sarà uscente, quindi qua ho un campo che è così. Adesso calcolate S. Calcolate S adesso. Come è messo S? Perché adesso avete questo campo magnetico, non è radiale come qua. Qua era radiale, invece là ha una componente trasversa. Come è messa S? Avete S e di là, B è di qua e S adesso è in questa direzione, è a 90 gradi, quindi è così. Così, che colore ho scelto? Giallo. È così. S è così. Quindi quando io penso al mio cerchio, alla mia sfera, scusatemi, guardate cosa succede. La S non è più tangente all'elemento di area della superficie. Questo è l'elemento di area è così. Vedete che io ho un flusso, tutti questi colori qua mi stanno facendo impazzire. Manca 10, no? No, ok. Fatemi finire il conto, no? Addirittura è negativo, non vi pare? Facciamo una breve pausa. Il messaggio è che l'increspatura che qua c'è, questa è una increspatura, vi comporta che il flusso di S è diverso da zero. Quindi se noi interpretiamo S come una specie di densità di corrente di energia, vuol dire che dell'energia sta fluendo! E da dove viene? Viene dalla particella, viene dal campo elettrico. Facciamo una breve pausa.